E ciao a tutti ragazzi, sono Falcos Game Over. Oggi ragazzi siamo ritornati su una nuova guida di Dragon Ball Xenos 2. Vi farò vedere come sbloccare il personaggio Bardock Super Saiyan di terzo livello con il suo spirito Saiyan. Ma prima di tutto ragazzi, che andiamo avanti, dovete lasciare sempre un fottuto like, seguite sempre nuove guide ragazzi sul mio canale, iscrivetevi al mio canale se non avete ancora fatto, premete anche la campanella delle notifiche che iniziamo per non perdervi delle prossime guide. Allora ragazzi, per sbloccare Bardock Super Saiyan di terzo livello dobbiamo andare a Covo del Tempo. Se voi avete finito tutta la storia del gioco a 100%, dovete andare qua nel Covo del Tempo dove siamo mo e aver sbloccare ragazzi 7 uova pattugliatori temporali. Aspettate, sbagliato io, pacco 2 un attimo. Ah, ecco, uova temporale atterrato, dovete averne 5 ragazzi. Per ottenere dovete andare su tutti, ma proprio tutti i luoghi dove siete stati, tipo Caps Corporation eccetera eccetera. Poi andate a parlare con la Kaioshida Tempo che si trova qui sotto. Una volta che avete parlato con lei, lei vi farà fare l'ultima storia del gioco che vi farà sbloccare il trofeo della tipa storia sconosciuta, anzi era quell'altra. Per farlo intanto ragazzi ci andiamo a fare una missione parallela, ma una corta, per non allungare troppo questo video ragazzi. Io ragazzi sono pure felice che il 31 agosto sia il mio compleanno ragazzi, proprio mi mancava tanto. Voglio fare ragazzi con voi questa missione, la numero 23, esplosione di Namek ragazzi. Non vedo ragazzi di divertirvi con noi, con voi scusate. Ed eccoci alla selezione dei personaggi. Di solito porto il mio personaggio Falcos, ma questa volta porto Bardock. Come detto, ho sbloccato un paio di versioni, questo qua con il Super Saiyan, lo Scott e Cibet, quello di Freeze, ma ci portiamo in questa versione. Oh, ce l'ho anche personalizzata come messa in compagnia. Ci andiamo a portare Goku nella sua versione in Super Saiyan, sì, da bene quello. Poi ci portiamo Vegeta, la sua personalizzazione, oppure quella, anzi, andrà meglio questa raga, andrà molto più meglio ragazzi. Quindi ragazzi, mi raccomando, lasciate tanti like e seguite una prossima guida. Fatemi sapere sotto nei commenti chi è il vostro personaggio preferito e quali sono le mosse supreme più fighe. Così ragazzi, Bardock che finalmente può avere la sua vedetta contro Freeze. Bardock con tutta la furia vuole vendicarsi per quello che le è successo a tutti i Saiyan. Ed ecco voi ragazzi, Bardock Super Saiyan. Abbiamo sbloccato ragazzi Bardock. Adesso ho messo pure mosse buone da te. Il calore coraggioso, che è molto bella come suprema. E poi ragazzi andiamo a avanzare per la furia di Bardock. Vai con il Super Saiyan di secondo livello e finiamo con Spirito Saiyan. Grande Bardock. Ora abbiamo il finale supremo, affrontiamo i pattugliatori. Adesso ragazzi, vabbè, ci carichiamo. Bardock che va oltre il limite del suo Super Saiyan. Pronti ragazzi, 3, meno 2, fa 1, via. Bardock Super Saiyan via di terzo livello. Mamma mia ragazzi, quanto è figo ragazzi. Bardock Super Saiyan di terzo livello è una bomba assurda. C'è anche pure Charlie Botto della rivolta, c'è pure l'acciutiano. Gli facciamo il calore coraggioso. Beccato il pieno. E mamma mia ragazzi, come li distruggiamo. Vieni appresso cicciotello. Spirito Saiyan Bardock, vai. Mamma mia ragazzi. E poi ragazzi, proprio la carica,
Shaq Super Saiyan terzo livello con la bandana gridona un sacco da dire ragazzi. Gli sviluppatori hanno messo un personaggio più incredibile del tutto grande ragazzi. Finiamo ragazzi con il colpo finale, Spirito Saiyan, vai Madak, no! Lo rifacciamo ragazzi, Spirito Saiyan, vai Madak, finiscilo, mamma mia ragazzi. Ecco qui ragazzi, Madak Super Saiyan di terzo livello, grado Z e otteniamo un po' di roba. Ragazzi, che ne pensate di Madak? È un personaggio fichissimo ragazzi, proprio... un personaggio da dio ragazzi. Lo spirito Saiyan è una delle mie mosse preferite che mi piace, oltre la Kamehameha e il lapo finale. Bene ragazzi, io chiudo qui il video, spero che la guida vi sia piaciuta. Mi raccomando amici, iscrivetevi al mio canale se non avete ancora fatto, ve lascio sotto i link e descrizioni per seguirmi anche sul mio profilo su Instagram FalcosGameOver sotto con l'hashtag Madak leggendario Super Saiyajin. Mi raccomando ragazzi, condividete questo video e fatemi sapere se la guida vi è piaciuta e Madak vi piace tantissimo. Mi raccomando, voglio sapere da voi chi è il vostro personaggio preferito. Sempre ragazzi sotto i commenti hashtag Madak Super Saiyajin. Chi mette quell'hashtag, chi mette l'hashtag ragazzi, aspettate, ecco, saprò ragazzi che vi è piaciuto. Mi raccomando ragazzi, come sempre ragazzi, premete anche la campanella delle notifiche, che ragazzi noi ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi.